Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vi avevo già annunciato su Instagram, andremo a leggere insieme alcuni commenti che mi vengono lasciati spesso sotto i video. Spesso sono domande, altre volte sono dubbi, poi ci sono anche le accuse, ogni tanto arrivano anche quelle. Io risponderò tutto in questo video. E se avete altre domande riguardo qualche dubbio, qualche idea, quello che volete, me lo lasciate scritto sotto questo video. E io vi risponderò il prima possibile. Adesso io ho pensato di lasciarvi da qualche parte l'immagine della copertina del video, in modo che voi capiate di quale video sto parlando e sicuramente giù nell'info box troverete tutti i link dei video che verranno appunto citati oggi in questo video. Allora, partiamo con il primo commento che è appena arrivato ed è riguardante il primer viso. Questo è un video dell'anno scorso in cui ho realizzato appunto un primer viso e mi scrive: questo non è un primer, ma è una maschera viso. Oggi c'è la sfilata degli aerei. Abitando vicino a una base americana è all'ordine del giorno. Ok, allora, no, quello lì è assolutamente un primer viso. L'ho realizzato alla fine dell'estate scorsa, dopo averlo provato tutta l'estate. È stato un video che sì, effettivamente avrei dovuto realizzarlo per l'estate, non alla fine dell'estate, ma ho aspettato appunto per fare il video perché l'ho provato durante tutta l'estate. Io non pubblico video che prima non ho provato, di cose che prima ho provato e di cui ne ho accertato appunto la funzionalità e l'utilità. È realizzato con ingredienti che aiutano a tenere sotto controllo il sebo e sì, io lo utilizzo appunto come primer, lo metto sul viso, poi mi trucco e a fine giornata tolgo tutto e aiuta anche appunto a mantenere più a lungo il trucco proprio perché tenendo sotto controllo il sebo il trucco non si scioglie. La differenza tra primer e maschera viso è che la maschera viso si applica sul viso, si tiene su 10 minuti, 15 minuti, mezz'ora, un'ora, quello che vuoi, e poi va tolta, risciacquata, mentre il primer è appunto realizzato apposta per tenere sotto controllo il sebo e per aiutare a mantenere il trucco più a lungo. Quindi no, quello lì è assolutamente un primer, te lo assicuro, però puoi utilizzarlo anche come maschera, quindi ne fai una bella quantità, lo rendi più liquido di come l'ho fatto io, te lo spalmi sul viso, lo tieni su 10-15 minuti e poi lo togli. Sul video dell'ammorbidente, un video che mi è piaciuto moltissimo, mi viene scritto: bel video, però la durata del lavaggio di 3 ore mi sembra poco utile per l'ambiente. Credo si possa usare anche un programma più corto. Allora, hai perfettamente ragione. 3 ore di lavaggio non è assolutamente ecologico, però se hai fatto caso alla durata del lavaggio, avrei anche fatto caso al nome del lavaggio. Quel lavaggio lì si chiama pelli sensibili. Allora, è un lavaggio che io utilizzo per mia figlia in quanto ha delle allergie, tra cui quella degli acari, e una dermatite che ha da quando è piccola, che è molto migliorata negli anni. Non so se è dovuta alla crescita o al fatto che io abbia cambiato i detersivi che utilizzo, quindi sono passata da quelli tradizionali a quelli che faccio io. Resta il fatto che la sua dermatite è migliorata tantissimo, la sua allergia agli acari pure, e quindi dal momento che questo lavaggio è realizzato apposta per queste problematiche, per queste tipologie di persone, ok, io faccio questo lavaggio proprio per lei. Quindi se devo scegliere tra la salute di mio figlio, tra la salute di mia figlia e l'ecologia, scusatemi, ma io non ho dubbi. Allora, sul video del sapone, quello che ho fatto la settimana scorsa, quello dove vado a sciogliere la saponetta e la trasformo sul sa ah, quella dove vado a sciogliere la saponetta e la trasformo in sapone liquido. Allora, qui mi scrive: il procedimento migliore che ho visto finora, è molto efficace, ti ringrazio tantissimo. Brava, ne proverò. Io lo grattugio nel vecchio macinino a mano del caffè e faccio polvere la lavamani. Aggiungendo i fondi del caffè usato, li mescolo insieme, così tolgono l'unto e il grasso dalle mani. L'ho pensato e provato e funziona benissimo. Tipo pastamani Cyclone anni 90, lavamani al limone. Ciao. Ah, ciao. La tua idea è magnifica. Io spero, spero, spero
di riuscire a realizzare un video a riguardo. Vi confesso che ho un'etichetta di una pasta lavamani ormai da 5-6 anni nel cassetto perché voglio provare a realizzare appunto questo prodotto e poi farvi il video. Ho questa etichetta che appunto è un sapone realizzato con tutti gli ingredienti naturali. Adesso non è il Sicrum, ma era un'altra marca, ma è fatto così bene che quando ho letto l'etichetta ho subito voluto riprovarlo, solo che non l'ho mai fatto, quindi magari insistete sotto nei commenti se vi interessa, così insomma mi fate venire la voglia di realizzarlo il prima possibile. E sì, per quanto riguarda la ricetta che c'è qui, anche questa spero di provarla al più presto e se volete un video lasciatemelo scritto nei commenti. Sempre riguardante lo stesso video sul sapone. Mi dice, grazie per il video, ho provato tempo fa a fare la stessa cosa, ma quando l'ho messo nel bucato è diventato colla ed è rimasto appiccicato ai vestiti anche dopo il risciacquo. Dove ho sbagliato? Grazie. Allora, io in questo commento ho già risposto, abbiamo cercato di capire insieme il problema. Avevamo parlato di questa cosa anche in un altro video, sempre io e lei, e gli spiegavo appunto che può dipendere dalla saponetta che scegliete, può dipendere da quanto è stato diluito il sapone, perché come vi dicevo in quel video, ogni saponetta va diluita in modo diverso, purtroppo non c'è una dose precisa, tant'è che quella che ho fatto, che ho usato io in quel video lì, non l'avevo mai usata e infatti dopo, nei giorni successivi, ho dovuto aggiungere altra acqua perché si era tornato di nuovo abbastanza fluido e io invece lo voglio più liquido. Questo non toglie che anche fluido non vada bene, insomma, diciamo pastoso non vada bene, va bene anche quello, però è più difficile che si sciolga, appunto. E poi gli ho detto anche che dipende molto dalla temperatura, perché a temperature basse il sapone di Marsiglia non si scioglie, dipende anche in realtà da quanto è vecchia la saponetta, perché ci sono saponette più morbide e saponette più dure, che poi quando le andate a grattugiare vedete che sono proprio secche. E dipende anche dalla durata del lavaggio, perché sui lavaggi veloci, tipo quelli, diciamo le sciacquate veloci da mezz'ora, anche su quello il sapone di Marsiglia non funziona. E un'altra cosa che gli ho spiegato è che il sapone di Marsiglia da solo per lavare il bucato in lavatrice non basta. Questo video infatti era l'inizio di un video che poi vi farò prossimamente in seguito, dove appunto questa qui sarebbe stata la prima parte e poi dopo avrei continuato realizzando il sapone per la lavatrice. Sì, quindi aspettatevelo, prossimamente arriverà perché appunto questa era la prima parte del video per poi realizzare questo detersivo per la lavatrice. Poi il video del concime naturale, un video molto vecchio, forse molti di voi non l'hanno visto, e questo video ha avuto tanti pareri positivi e tanti pareri negativi. Allora, vi do una piccola risposta a questo video. Questa ricetta del concime naturale fatto in casa non è una ricetta mia. I miei genitori, fino a pochissimi mesi fa, abitavano in un paesino in montagna a 10 minuti dal confine austriaco e a 10 minuti dal confine sloveno. Loro erano ancora in Italia, però appunto erano molto vicini tra i confini. Se andate a vedervi la cartina, più o meno riuscite a capire la zona. E in questo paesino, che sarà, non lo so, di 200 anime, credo, hanno tutti questi fiori meravigliosi, coloratissimi, giardini rigogliosi, e poi hanno l'abitudine proprio di fare un contrasto tra i tronchi di legno e le sculture di legno e questi fiori che sono una cosa meravigliosa. Io ho fatto un sacco di foto e se la trovo, le metto qui. E queste nonne, le donne di questo villaggio, di questo paesino, mi hanno insegnato tutti i loro segreti, cioè tutti no, tanti dei loro segreti. Comunque, tornando al concime, sono state proprio loro ad insegnarmi come realizzare questo concime qui che vedete nel video. Quindi io non sono un'esperta io non sono un'esperta di giardinaggio, quindi mai sarei riuscita a realizzare un concime, ma appunto mi è stato insegnato da loro e vi assicuro che l'ho provato per tanto tempo e non vi avrei fatto il video se non ne fosse valsa la pena. Poi comunque se andate in quel paesino vedete questi giardini che sono così rigogliosi,
e i metodi che utilizzano sono tutti quelli di una volta. E vi assicuro che quel concime, per quanto co possa andare contro le vostre idee di giardinaggio o di realizzazione del vostro concime perfetto, quello lì funziona benissimo. È da 2 mesi che sto cercando di fare un video collegato a quello del concime, e cioè quello per realizzare il diserbante naturale. Un video che non ho potuto fare fino adesso perché ha piovuto fino a una settimana fa e quindi non potevo farvi la dimostrazione del diserbante. Se c'era la pioggia, perché per chi ha un giardino lo sa che il diserbante va utilizzato quando ci sono 2 o 3 giorni di sole, perché altrimenti il prodotto va diluito e non funzionerebbe, verrebbe diluito dalla pioggia e non funzionerebbe come dovrebbe. Allora, sul video della dieta mi viene scritto: nella mia dieta la frutta l'avevo anche dopo cena. Sì, allora forse mi sono spiegata male nel video. Allora, dopo cena, come diciamo spuntino. Si può mangiare la frutta. Quello che intendevo io è che non si può mangiare la frutta a fine cena, cioè finite di mangiare e poi vi mangiate la frutta come ultimo pasto, come ultimo contorno, non lo so, la frutta. In quel caso no, però se dopo 2 ore dalla cena vi mangiate un frutto, non ve lo vieta nessuno, insomma, non fa male. Su tantissime ricette mi viene chiesto: sì, ma se io voglio fare una dose più piccola, come faccio? Dimezzate le dosi, cioè se io utilizzo i cucchiai e le tazze invece che i grammi, e l'ho sempre detto e continuerò a ripeterlo, per rendere le cose più facili, per rendere le cose più accessibili, perché non tutti vanno a comprarsi la bilancina di precisione, perché tantissime persone quando parlate di grammi, magari 10 grammi, 7 grammi, si spaventano e quindi dicono: boh, io non posso farlo, quindi chiudono il video e ciao. No, io voglio che questa cosa diventi una cosa accessibile a tutti. E se vi do le ricette in cucchiaia e in tazze, è perché è possibile farlo in cucchiaia e in tazze, cioè è una ricetta tale che la precisione non è richiesta. Quando ci sarà bisogno di precisione nelle ricette in cui ci sarà bisogno, allora vi darò le ricette in grammi. In tutte le altre vi darò tazze e cucchiai. Questa perché era un'altra domanda che mi viene fatto spesso, anche se in questi commenti ultimamente non c'è scritto. E quindi, se volete fare dosi più piccole o più grandi, dimezzate le dosi o le raddoppiate. Ma basta che fate un piccolo calcolo con la calcolatrice, non credo che vi occupi troppo tempo, insomma. E tante volte mi viene chiesto: sì, ma nella mia formina quanta roba devo fare per realizzare le dosi giuste? Cioè, ragazzi, io non ho la vostra formina in mano, non ho idea di quanto sia grande. Bisogna fare un po' a caso, cioè se la mia formina è di 10 centimetri e la vostra è di 5, fate un po' i calcoli. Io non posso sapere nella vostra formina quanta roba ci sta, non ce l'ho davanti, posso fare a caso, a occhio, ma è difficile per me riuscire a calcolare le dosi senza avere la roba davanti, e comunque anche con la formina davanti potrei avere difficoltà, eh. Allora, sempre sul video del sapone liquido mi viene chiesto in che altri modi si può utilizzare. Allora, anche questo, sempre partendo da quel video lì, era appunto un video di partenza da cui poi avrei realizzato diverse tipologie di video, tra cui il detersivo per la lavatrice, come vi ho spiegato prima, e poi gli altri modi per utilizzare sto sapone liquido. Adesso io gli ho già risposto in maniera molto veloce, però appunto da quel video lì poi ne partiranno altri. Si può fare il sapone per la lavastoviglie, il sapone per la lavatrice, il sapone per i pavimenti, lo spruzzino per pulire le superfici, uno smacchiatore, uno lavamani, si possono fare mille cose. Quello lì era appunto un video di partenza. E sul video di come tagliarsi i capelli a casa da soli vi ho mostrato un aggeggino di plastica. Allora, quello lì io l'ho comprato su Wish, ci sono su tantissimi negozi online, anche su AliExpress. Su mille mille negozi online, e costano davvero 2-3 euro. Li ho visti ultimamente anche in negozi fisici della mia città, li trovate anche dai cinesi, ma potete utilizzare anche, vi lascio il disegnino qui perché adesso non vado a prenderlo, le mollette per chiudere i sacchetti. Quindi, se non riuscite proprio a trovarli, sapete che potete utilizzare anche quello, che è un accessorio che gli assomiglia molto. Poi, sempre sul video della dieta, e questo non ho capito se era un commento ironico
o una battutina cattiva o un complimento, cioè non sono riuscita a capire anche, però è pieno di cuoricini il commento, quindi immagino che sia stata una cosa carina. E mi dice: anche io vorrei perdere peso, il mio sogno è dimagrire come un chiodo, farmi crescere i capelli lunghi fino alla schiena e vorrei fare di nuovo la dieta. Allora, come vi dico sempre, quando uno vuole qualcosa deve metterci impegno, perché le cose non cadono dal cielo. Quindi se vuoi dimagrire devi metterti d'impegno, ti metti a mangiare bene, incominci a fare esercizio fisico. Mio papà mi ha sempre detto che volere è potere, quindi se vuoi qualcosa vai e prendila. Questo non vuol dire che sia facile, ma se hai un obiettivo in testa, lo porti avanti. Sulla maschera viso al miele e avena mi viene scritto se si può fare di giorno la maschera. La maschera ve la fate quando volete, quando avete 10 minuti di tempo, la fate il sabato, la domenica, ve la fate quando siete dentro la vasca, ve la fate, non so, quando volete, insomma, il tempo che serve. Se sapete che la maschera va tenuta su 20 minuti, quando avete 20 minuti la fate e ve la mettete su. Adesso che sia buio, che sia giorno, che tu sia in spiaggia o che tu sia a casa, insomma, quando hai tempo la fai. Sul video invece sulle unghie, su come aggiustare le unghie, mi chiedono che colla ho usato. Allora, io ho usato una semplicissima colla per attaccare le unghie finte. È una colla che io non amo particolarmente perché assomiglia molto alla colla all'attack, per capirci, però è una colla per unghie, quindi teoricamente dovrebbe essere adatta anche per le unghie. Ultimamente è arrivato un nuovo prodotto che si chiama Polygel e che secondo me potrebbe funzionare molto molto bene per incollare l'unghia rotta, e ci sono anche degli smalti che servono sempre per fare la ricostruzione delle unghie, e anche quello secondo me potrebbe essere un'ottima alternativa. Sul video dove faccio il dado fatto in casa, mi chiedete, in tanti mi avete chiesto: sì, ma se io voglio fare un dado vegetale, beh, basta che non mettete la carne, sostituite i 200 grammi di carne con 200 grammi di verdure, quindi o riutilizzate le stesse verdure che ho usato nel video, quindi le carote, le cipolle, il sedano, oppure ne aggiungete delle altre, possono essere le zucchine, le patate, non so, il pomodoro, quello che preferite. Poi sul video delle pulizie senza i detersivi, su quello che io compro per pulire casa, una ragazza mi ha detto, anzi mi ha ricordato, perché su quel video mi sono resa conto di aver dimenticato una cosa molto importante, e mi dice: i prodotti che utilizzo di più sono l'acqua bollente, perché toglie facilmente lo sporco oltre a sterilizzare. Poi l'aceto, mentre il bicarbonato e il succo di limone li uso saltuariamente, e lì mi si è accesa la lampadina. E effettivamente, tra quelle cose lì, ho dimenticato di dirne una molto importante, e cioè, non so perché mi sto abbassando, e cioè la vaporella, cioè io ho la scopa a vapore e con quella lì pulisco il 90% della casa. Adesso io non ho idea del perché su quel video non ve l'abbia detto. Comunque l'ho aggiunto subito, non so se sui commenti o sull'info box, perché sì, alla fine è una delle cose che utilizzo di più e mi sono dimenticata di dirla. Sul video degli stickers fai da te, un video che a voi è piaciuto tantissimo, ma che a me non piace, cioè, non mi è piaciuto come mi è venuto fuori, nel senso che è un po' bruttino. Tanti mi hanno scritto: sì, ma non basta che ci metti il biadesivo sotto e poi lo ritagli e lo incolli. Sì che basta, io ci metto lo scotch anche sopra per plastificarlo. Così dura di più nel tempo, perché il foglio di carta e basta, sappiamo bene tutti che un po' alla volta si consuma, mentre andandolo a plastificare sopra con lo scotch semplicemente è più resistente, oltre ad essere più lucido e un po' più carino. Una domanda che mi viene chiesta spesso è di dove sono. Allora, io sono friulana, quindi sì, abito in Friuli e sono sempre stata in Friuli. Mia mamma è veneta, mio papà è friulano e quindi insomma quelle sono le mie origini. Sempre stata qui, mai mossa da qui. Un altro problema che riscontro spesso nei video è che mi viene detto che c'è la musica troppo alta. Allora, io metto la musica di sottofondo durante l'editing e lo metto ad un livello davvero molto molto basso, che in teoria si dovrebbe sentire solo nei momenti di silenzio. In genere quando faccio i video fai da te, ecco, perché quando chiacchiero il momento di silenzio non c'è.
Quello che ho notato io però con il mio computer, con il mio tablet, è che se guardo un video, e non solo il mio, anche quello degli altri, con le cuffie, il livello della musica è molto più alto rispetto a quello che è nella realtà. Se tolgo le cuffie, il livello audio e musica sono normali, cioè l'audio si sente bene e la musica è di sottofondo, quindi probabilmente questo problema dipende appunto dalle cuffie. Anche perché se ce n'è uno che si lamenta su tutti quanti, credo insomma che il problema sia suo e non del video. Un'altra ragazza mi chiede se incomincerò a fare dei video challenge, me ne ha consigliato uno in cui io devo vestirmi di tutto punto per andare ad una festa, ad un ricevimento, ad una festa, e poi una volta che mi sono preparata completamente, entrare in doccia e farmi la doccia. Adesso questo, il suo, è solo un esempio. Ma se volete questa tipologia di video me lo lasciate scritto sotto i commenti, ovviamente. E se avete qualche challenge da suggerirmi o che volete che io faccia, sempre sotto nei commenti. Ne ho già realizzato uno con voi in cui realizzo dei progetti per l'estate, cioè voi vedete i tutorial fai da te con i progetti per l'estate, però in realtà quella per me era una challenge perché li ho scelti da bendata, quindi non erano progetti miei. Erano progetti arrivati a caso da internet e io ho dovuto cercare di riprodurli senza seguire un video tutorial, quindi era una challenge, insomma, che spero che vi sia piaciuta. Poi mi viene chiesto di fare le targhette per riconoscere la valigia e l'ho scritto negli appunti del video da fare, adesso non so quando avrò tempo da farlo, però l'ho scritto. Se lo volete subito, tempestatemi di commenti. Allora, sullo scrub per il cuoio capelluto, mi viene chiesto se va bene anche per chi ha i capelli grassi. Allora, quello scrub lì, una volta che vi siete fatti lo shampoo, ovviamente va via tutto, ma se avete i capelli molto grassi o comunque non vi fidate, basterà che sostituite, l'olio con un altro ingrediente liquido, che potrebbe essere per esempio l'acqua, oppure, potete anche realizzare uno scrub con il bicarbonato o con il sale, che per i capelli grassi vanno molto bene. Nel caso, se ne volete uno specifico per i capelli grassi, anche qui scrivetemelo sotto nei commenti. Sulle ricette cosmetiche in generale, quando io vi mostro lo zucchero di canna, in linea di massima è perché magari si abbina con gli ingredienti oppure perché ho quello in casa. Se non avete lo zucchero di canna, utilizzate lo zucchero bianco, cioè cambia di poco. Adesso io nelle ricette utilizzo quello di canna perché ho quello in casa, ma se voi avete quello bianco va bene quello, insomma. Poi sul video di come fare il puzzle mi chiede, scusa la mia ignoranza, mi hanno regalato un puzzle da 1000 pezzi, voglio farlo e poi magari metterlo su un quadro. Come faccio poi a spostarlo dal tavolo? Devo metterci sotto un cartoncino? Allora, sì, io in quel video lì mi sono dimenticata, cioè scusatemi, io mi rendo conto che dimentico i pezzi solo quando me lo fate notare, ecco. Su quel video lì non ve l'ho detto, ma quando realizzo un puzzle ho sempre sotto un cartoncino di quelli spessi, tipo 7-8 mm, oppure una piccola tavola di compensato. Deve essere ovviamente una tavola più o meno delle misure del puzzle, in modo da poterlo spostare una volta completato. E anche in quel caso volevo realizzare un video per continuare il discorso, cioè di mostrarvi una volta che è stato realizzato il puzzle come si fa ad incollare, perché non sempre il procedimento, cioè perché il procedimento che uso io è semplicissimo e mi rendo conto che moltissimi non lo conoscono, quindi sì, spero di continuare anche quel video lì, insomma. Sul video del camper mi avete chiesto in tantissimi di farne altri, io spero di riuscirli a fare. In realtà ha piovuto fino all'altro giorno, quindi non siamo più andati con il camper e quindi spero di farne altri. Poi mi viene chiesto, fai un video per lo yogurt per cortesia, grazie mille delle dritte. Allora, il video per lo yogurt io l'ho già fatto, lo trovate sul mio canale, è un video di diversi anni fa, ma la ricetta che utilizzo è sempre ancora quella, mi sto trovando benissimo, continuo a utilizzarle, mi piace un sacco. E niente, con questo è tutto, io come sempre ho parlato per un'infinità di tempo. Se vi piace questo video in cui vi do insomma delle delucidazioni sui video vecchi, lasciatemelo scritto nei commenti e lasciate un mi piace in modo che io possa capirlo e ne farò degli altri. In questo modo credo che possiate anche scoprire un po' dei vecchi video che magari se non mi seguite da tanto non avete mai visto.
E niente, con questo è tutto, io spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!